Nella seduta del 30 settembre il Consiglio regionale ha approvato la legge che riforma l'istituto zooprofilattico e la proposta di deliberazione che individua le associazioni per il Comitato del Volontariato. Nel pomeriggio l'Assemblea ha espresso contrarietà al progetto della diga in Val Sessera, nel Biellese, e ha approvato tre documenti, rispettivamente, sul riutilizzo sociale del Castello di Miasino, sulla figura degli odontotecnici e sulla trasparenza dei fondi dei gruppi. A Palazzo Lascaris il garante dei detenuti Bruno Mellano e il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus hanno presentato gli eventi nazionali e regionali riguardanti la comunità penitenziaria piemontese. È visibile fino al 3 dicembre a Palazzo Lascaris la mostra Matite di guerra, satira e propaganda in Europa 1914-1918, vignette satiriche sulla Prima Guerra Mondiale. La mostra, promossa dal Consiglio regionale e dalla Consulta europea, è curata da Dino Aloi. Nei primi tre fine settimana di ottobre a Paesana, provincia di Cuneo, presso la sala polivalente, sono esposte le mostre La donna immaginata, l'immagine della donna e Le eccellenze artigiane negli scatti di Lella Beretta, promosse dal Consiglio regionale. Dal 10 al 12 ottobre presso l'ex chiesa della Confraternita dei Battuti Bianchi a Castagnole delle Lanze in provincia di Asti viene esposta la mostra fotografica itinerante Carabinieri, due secoli d'Italia 1814-2014. Prosegue il suo cammino la mostra itinerante Piazze del Piemonte, architettura, urbanistica, eventi, quotidianità. Dal 12 al 19 ottobre la rassegna, 250 foto realizzate in 57 piazze di 29 comuni del Piemonte, farà tappa a Novara, all'Istituto Musicale di Brera, in Viale Verdi 2.